Prima di iniziare vorrei introdurvi a quello che facciamo e perché lo facciamo. Noi siamo un'associazione di studenti all'interno del Politecnico di Milano e una comunità hacker e organizziamo eventi, conferenze, workshop riguardo l'hacking, Linux, la programmazione e in generale riguardo i progetti open source. Se andate su pool.org, questo è il nostro sito, e potete vedere dove siamo, come contattarci, e potete vedere gli eventi che facciamo e potete sapere se in questo momento siamo in laboratorio oppure no. Vi faccio vedere velocemente, qua ci sono gli ultimi eventi che abbiamo organizzato, qua c'è lo stato del laboratorio, se aperto o no. Potete iscrivervi alla nostra mailing list, riceverete aggiornamenti su quello che facciamo. Oppure potete passare a visitarci, che è l'opzione preferita, visto che è sempre bello parlare con delle persone. Siamo qua, siamo all'angolo in basso a destra, cioè in questo momento che siamo qua, e quindi siamo dall'altra parte del campo, sotto Poliradio, se sapete dov'è. Potete trovarci su Facebook, Twitter e su YouTube. Se diciamo, ci seguite sui social, potete rimanere aggiornati su, insomma, gli eventi che organizzeremo, le cose che facciamo. Quindi cosa facciamo? Organizziamo delle conferenze, questa per esempio è una foto del corso LaTeX, se non erro, e c'è un po' di gente, anche oggi siete tantissimi e siamo molto contenti, perché questo significa che quello che facciamo conta effettivamente. Poi partecipiamo ad eventi per associazioni, questo per esempio era a Game Over 2015, sì, che era una, non so se ci siete stati, ma comunque era un ritrovo per associazioni di gamers e insomma anche spaces in generale. Abbiamo dei progetti in corso, per esempio questa è una foto della nostra stampante 3D che potete vedere qua, però ovviamente organizziamo anche eventi sociali perché ci piace la vita. Come trovarci? Come già detto prima, siamo nell'edificio 9A, al piano terra, oppure se volete contattarci in qualche modo scrivete pure a info@pool.org. Quindi siamo qua per questo workshop sul 3D printing. Oh cavolo. Ma prima di iniziare vorrei mandare in stampa qualcosa, così effettivamente lasciamo la stampante a lavorare mentre ne parliamo. Adesso, come si fa a stampare? Chi ha mai stampato qualcosa? Una stampante 3D. Tirate sulle mani, dai. Pochini, bene. Allora, per stampare un pezzo in genere vado su Thingiverse, che ne parleremo dopo, ma è una piattaforma dove la gente può caricare i modelli che ha fatto e chiunque li può scaricare. Abbiamo preso un gatto perché ci piacciono molto i gatti e adesso la manderemo in stampa. La nostra stampante è, eccola qua, è collegata in rete e adesso li caricheremo sopra il nostro gatto e lo stamperemo. Bene. Speriamo. Di solito funziona. Comunque. Aspetta. Noi siamo questi due ragazzoni qua. Questi sono i nostri contatti, il primo è il nostro Twitter, il secondo sono i nostri siti web, il link al nostro GitHub con il nostro codice open source e se proprio volete contattarci lì sotto ci sono le nostre mail. Cercheremo di rispondere a tutti. Dove potete trovare queste slide? slide.ferrai.io/3D-printing, l'ho scritto anche sulla lavagna così man mano che andiamo avanti non si perde. Così potete seguirmi in diretta. Cosa facciamo oggi? Spiegheremo un po' il perché della stampa 3D.
che non è scontato per niente. Poi, come è nata la stampante 3D, quindi un po' di storia velocissimamente, e poi partiremo a parlare dell'open source con l'hardware e il software. Nel frattempo spiegheremo anche come costruirne una. Come passare da un modello a un oggetto stampato, parleremo dei software di controllo e poi come trovare dei modelli sull'internet e come farseli da soli. Prima di iniziare vi vorrei dire che non ci sono domande stupide, quindi uccidetemi le domande, davvero, interrompetemi in qualunque momento e chiedetemi qualunque cosa, se avete dubbi davvero interrompetemi, perché tanto siamo qua per questo, non è divertente parlare da soli per un'ora e mezza. Quindi fatemi le domande. Quindi, perché? Perché le stampanti 3D? Intanto perché lasciano moltissima libertà di immaginazione, di design, di costruzione. Davvero, quest'uomo ha costruito delle gambe a un cane, davvero è bellissimo. Poi, importantissimo, negli oggetti 3D di solito non è necessario assemblarli, perché si possono stampare già assemblati, per esempio questo è stato stampato assemblato. E per fare un modello non serve molta conoscenza, comunque uno si mette e impara il software di modellazione e ce la fa. È bella la stampa 3D anche perché stampando gli oggetti non si spreca del materiale, perché la stampa è additiva. Quindi l'oggetto viene costruito e non stiamo invece scavando un oggetto da un materiale già chiaro, insomma, non stiamo scavando un oggetto da un materiale. E ogni forma così è possibile. C'è un asterisco lì perché in realtà non è vero e dipende dalle proprietà della tecnica di stampa che stiamo usando. Per esempio in questo modello di stampa è meglio se gli oggetti sono più fini in punta, no? Perché stampa a livelli e quindi se non c'è aderenza al piatto il modello viene stampato male. Comunque queste sono ragioni di principio, ma vediamo le applicazioni pratiche effettivamente della stampa 3D. È fondamentale per il prototyping, quindi per l'architettura, per il design. Chi fa architettura? Bello. Design? Ingegneria meccanica? Ingegneria informatica? Bello, abbiamo tutti tantissimo. Bello. Quindi il prototyping è fondamentale, ma anche la produzione di parti meccaniche di precisione. Per esempio questi qua hanno stampato un drone. La biomedica, questo bambino non ha una mano e adesso ce l'ha. Ma anche la moda, per esempio, oppure il cibo. Stanno stampando della pasta, è bellissimo. Comunque, vediamo un po' di storia. L'additive manufacturing è stato inventato negli anni 80, non si chiamava stampa 3D, era una cosa sperimentale ed è stato usato all'inizio soprattutto in ambito industriale. Nel 1984 viene inventata la stereolitografia, che è stata la prima tecnica di stampa 3D, e la vedremo più tardi nel dettaglio. Successivamente è stato inventato un formato di file atto alla stampa 3D, che poi è stato adottato su scala mondiale e adesso tutti usiamo quello, lo stereolitography file format. Per esempio il gatto di prima era in .stl, non so se avete visto. Un fatto curioso è che si chiama 3D printing perché i primi che hanno costruito delle stampanti 3D sono partiti dalle testine di stampa delle stampanti inkjet, quindi hanno preso queste stampanti, le hanno smontate e hanno usato le testine per costruire delle stampanti 3D. Quindi hanno detto questa è una stampante 2D, abbiamo fatto una stampante 3D. Negli anni 90 poi sono stati inventati nuovi metodi per l'additive manufacturing per i metalli, cosa che non era possibile prima e che anche adesso sta avendo un boom enorme. Passano 20 anni e improvvisamente il 3D printing diventa un termine che racchiude tutte le tecniche, tutto il campo. Quindi non si chiama più additive manufacturing ma 3D printing, anche perché suona più fico. Ci sono diversi tipi di stampa 3D. Il primo è il più importante di sicuro ed è il metodo estrusivo, che è quello che sta usando anche questa stampante. Poi c'è la fotopolimerizzazione, che è stato il primo inventato,
la stampa a polvere, la laminazione e il metal wire process. Vediamoli nel dettaglio uno per uno. La FDM è stata inventata alla fine degli anni 80 e commercializzata nei 90 da Stratasys, che è un'azienda che attiva tuttora nel campo della stampa 3D. Appena il brevetto è scaduto di questa tecnologia, la comunità open source improvvisamente ha costruito un ecosistema enorme intorno a questa tecnica e ha fatto crollare i costi. Ora, come funziona? Come potete vedere da questa GIF sotto, un materiale viene sciolto da un ugello ad alta temperatura e viene estruso in livelli che si solidificano immediatamente, e così il modello viene costruito livello per livello. La fotopolimerizzazione funziona in modo molto simile, solo che il pezzo viene costruito, diciamo, a testa in giù, perché a partire da una vasca di materiale liquido che viene solidificato tramite un laser che passa sulla superficie che si vuole solidificare, viene stampato il pezzo livello per livello. La stampa a polvere è leggermente differente, ma il principio di funzionamento è sostanzialmente lo stesso. Vengono aggiunti dei livelli di polvere che poi vengono fusi esattamente dove ci serve il pezzo stampato. Un effetto collaterale molto bello di questa cosa è che man mano che aggiungiamo dei livelli, la polvere che non stiamo usando per essere solidificata fornisce supporto al pezzo che viene stampato, cosa che non avviene per esempio nella extrusion technique, perché sarebbe l'aria il supporto, ma ci sono delle cose per contrastare questo fatto. Le ultime due tecniche sono molto meno usate delle prime tre. La prima è la laminazione, dove ci sono degli strati di materiale come carta, metallo, l'importante è che siano laminabili, che vengono incollati l'uno sull'altro e poi viene tagliata la forma di ogni livello e così si costruisce il pezzo. L'ultima tecnica è molto poco usata. In sostanza, un filo metallico viene sciolto da un laser e così il pezzo viene costruito. La versione pro di questa cosa è usando un raggio di elettroni. Si usa per applicazioni scientifiche diciamo particolarissime. Questa è stata fatta in orbita, per esempio. Un gatto ci voleva. Ok, l'hardware open source. Quindi abbiamo visto che la community open source è cresciuta intorno alla tecnica estrusiva. Vediamo un po' di storia parallela di questa tecnica. Nel 2005 il progetto RepRap è nato come iniziativa per sviluppare una stampante 3D che potesse stampare la maggior parte dei propri componenti, e essendo open hardware, quindi con i progetti disponibili al pubblico, e low cost, che è una cosa molto importante, perché è stata inventata fondata nel 2005 dal dottor Adrian Vogler, un professore di ingegneria meccanica all'università di Bath in UK. Ora, il progetto RepRap dal 2005 è esploso veramente. Potete trovarlo su reprap.org. Tra l'altro, nelle slide ci sono vari link a varie cose, quindi a volte non ho approfondito più di tanto, ho messo il link, tanto comunque potete seguirlo. Quindi visitate quei link perché sono degli approfondimenti carini. La particolarità della RepRap: ha un'elettronica basata su Arduino, perché le stampanti 3D hanno bisogno di un'elettronica per poter muovere tutti i motori, e si occupa principalmente di stampare termoplastiche low cost, quindi PLA, ABS, nylon, che costano veramente poco, sono diffusissime e quindi è bello. Ora, qual è il presente di questa situazione? Le stampanti 3D di sicuro hanno conquistato l'attenzione dei media, che ne sentiamo parlare davvero ogni giorno. Molte compagnie, molte aziende, a partire dal progetto della RepRap e dalle lezioni che sono state insegnate dalla RepRap, hanno sviluppato delle versioni commerciali. Tra queste aziende è importante citare la Ultimaker e la MakerBot. Tuttavia non si comportano nello stesso modo. La Ultimaker crede molto nella comunità open source e finanzia, non so se effettivamente finanzi, ma comunque tutti i suoi design sono open source
rapporto alla comunità open source. Invece MakerBot non è molto carina sotto questo aspetto, perché per esempio ha rilasciato sotto brevetto dei progetti che erano stati rilasciati come open source, e questa cosa non è molto bella. Qual è il futuro? Vorrei citare alcune possibilità che ci sono davanti a noi. Una è la Fastotum, che è stata inventata al Poli, quindi ne siamo molto fieri, ed è una stampante 3D, una laser cutter e uno scanner 3D, è veramente rivoluzionaria. Ho messo il link. Altri materiali. Finora possiamo stampare le termoplastiche, alcuni metalli, il vetro sì, ma boh, quindi di sicuro ci sarà un'espansione dei materiali che possiamo stampare, per esempio la gomma, il vetro, eccetera, eccetera. Ultimo, ma non meno importante, le stampanti 3D potrebbero effettivamente essere una... Oh, grazie per... un'alternativa viabile per lo sviluppo del mondo in via di sviluppo, delle parti del mondo che sono in via di sviluppo, quindi Africa per esempio, proprio per il fatto che gli oggetti vengono, cioè sono low cost. Qualcuna domanda? Il vetro Simabo, cosa vuol dire? Un paio di slide fa, aspetta, prima del gatto. Eccolo qua, questo è vetro. Però comunque i livelli sono molto grossi, per stampare questa cosa servono delle temperature allucinanti, quindi non è che tu puoi farlo anche nella cameretta, mentre invece questa sì. È più che altro sì, esatto, è difficile da lavorare ed è diffuso solo in ambito industriale, mentre invece ormai chiunque può comprarsi una stampante 3D davvero e puoi farti gli oggetti in plastica a casa tua. Qua hai bisogno di una fabbrica, di una camera ben attrezzato, eccetera, eccetera, risposto. Altre domande? Dimmi. Tessuti biologici? Tessuti biologici. Allora, come vedremo dopo, il PLA è biodegradabile, ma è ancora plastica. Quindi non sono informato sui tessuti biologici. Tu ne sai qualcosa? Ok. Quindi ne avremmo parlato dopo. Ok. Altre domande? Dimmi. Scala di dimensione? Chiaro, chiaro. Allora, la stampante a plastica più grossa che ho visto era 1,5 metri per 1,5 metri. Questa è 20 cm per 20 cm per 20 cm. Dimmi. Ah, vuoi rispondere? Io sapevo di un progetto italiano che era passato dalla rivista Wired un annetto fa, di un team che aveva sviluppato una stampante che riusciva a stampare per un'area di circa 4 metri quadrati e stampava in un composto del cemento liquido, quindi comunque venivano oggetti belli grossi, quindi potrebbe essere un inizio per stampare di cemento. Però comunque il vantaggio della stampa 3D è... Ah, scusate. Il vantaggio della stampa 3D è il poter modellare, nel senso che se devi fare una forma semplice ma imponente ci sono altre tecniche. Altro? Ma vai. Che materiali possono essere stampati? Adesso ne parliamo. Questi materiali dovrebbero essere meccanica una volta stampati i materiali? Ogni materiale ha le sue proprietà meccaniche peculiari, no? Fa ingegneria? Sì, però quindi lo saprei meglio di me. Ogni volta che le stampi vengono sottoposte a uno stress termico. Sì, viene fusa. Beh, penso di sì, per fare la plastica comunque la devi fondere, no? Sì, per fare la plastica, nel caso dei metalli, però ogni volta che vengono intervistati... Sì, infatti la stampa dei metalli è un attimino più complessa. Ci sono dei problemi che stiamo cercando di risolvere, che si stanno cercando di risolvere in effetti. Per esempio, quando stampi i metalli a strati, la giunzione tra gli strati non è forte come quando hai fuso il materiale, quindi... però per esempio nella stampa a filo metallico lì viene fuso e saldato, quindi
quella abbastanza resistente. Comunque dopo ne parliamo. Ewan? No, ok, sta davanti. Vedo delle persone in piedi, magari riuscite a stringervi verso il centro della fila così si possono sedere? Grazie ragazzi. Mettiamo il... Innanzitutto andiamo a prendere la guida sul sito della Reprap, se noi andiamo a sto link. Sì, sì, ci sta pensando. Ecco qua. Se noi andiamo a questo link c'è il manuale di istruzioni per la costruzione della fusa, che è questa stampante qua. Quindi basta seguire la guida e uno dovrebbe riuscire a costruirla. Ora, cosa serve per costruire una Reprap? Una ricetta velocissima. Intanto serve l'hardware, quindi il sostegno, le guide, i bulloni, le viti, i cuscinetti, insomma un po' tutto l'hardware fisico, no? L'elettronica, di sicuro, quindi un Arduino più una shield che serve per pilotare i motori, che più tardi vedremo nel dettaglio. Poi dovrete alimentarli questi motori, quindi servirà della potenza, che un alimentatore per PC va più che bene, dei motori stepper, vedremo perché stepper dopo, un piatto riscaldato, che però in realtà è opzionale, più uno strato di vetro che è opzionale anche lui, però sono molto comodi per stampare perché insomma vedremo che ci sono delle proprietà carine. Delle parti stampate, perché la Reprap è in grado di stampare più della metà dei propri pezzi, quindi per esempio questa parte è stampata, la maggior parte dell'estrusore è tutto stampato, i sostegni sono stampati, quindi le Reprap sono macchine self-replicanti, auto-replicanti. L'estrusore, che è la parte che effettivamente sceglie la plastica, e del capotato, che è un nastro strano, un materiale molto bello. Quindi le parti meccaniche, vabbè, sono interessanti relativamente. L'elettronica, ora qua c'è una lista enorme di elettronica open source che potete scaricare. Quella che è montata su questa stampante si chiama RENS, versione 1.4, e velocissimamente qua arriva l'alimentazione. Qua volendo possiamo attaccare una SD card, quindi non c'è più bisogno di attaccarla al computer. Qua ci sono i driver di controllo dei motori, i sensori di temperatura, gli end stop, che sono quelli che servono per far sapere al software della stampante dove sono gli assi, e poi gli heater per il piatto riscaldato e l'estrusore. I motori stepper. Perché i motori stepper? A differenza dei brushless, ci servono degli stepper perché sono fatti per massimizzare la folding torque, che è il momento di inerzia. No, il momento angolare. Torcente, grazie. Che è l'abilità per il motore di reggere il carico meccanico per ognuno di questi passi, però al prezzo di avere meno velocità, a differenza dei brushless che non hanno lo stesso controllo ma sono più veloci, sono
quelli per esempio che si usano nei quadricotteri. Un altro gatto. Ok, il piatto riscaldato è opzionale, sì, ma a volte è fondamentale per la stampa, perché per stampare alcuni materiali serve che il pezzo rimanga a una determinata temperatura, perché altrimenti rischia di imbarcarsi, succede con l'ABS per esempio, e poi in generale anche per il PLA è più facile che il pezzo rimanga attaccato al piatto se è riscaldato, quindi per esempio se il materiale viene sciolto a 200 gradi il piatto rimane a 60, così il pezzo rimane attaccato e la stampante può muoversi sopra e aggiungere livelli. Le parti stampate, come abbiamo detto, c'è la maggior parte dell'estrusore, i sostegni, i dazi, eccetera. L'estrusore. Questo modello di estrusore è esattamente quello che stiamo usando qua. Quindi abbiamo il motore, abbiamo un ingranaggio che trasmette il movimento a una vite filettata che spinge dentro il filamento e lo porta qua alla parte calda, hot end, dove c'è un meter, che è una resistenza in genere, che si scalda, e un sensore di temperatura per rilevare la temperatura che abbiamo e quindi permettere alla stampante di controllare la temperatura in maniera adeguata. Il cotton tape è un materiale veramente bellissimo, che fornisce isolamento elettrico e protezione dalle radiazioni. Non ci serve la protezione dalle radiazioni, ma è sempre figo. E viene usato in ingegneria aerospaziale e in criogenetica. Nelle stampanti 3D si usa per isolare diverse parti, per esempio qua la termocoppia è tutta avvolta in cotton tape e si mette sul piatto perché aiuta l'aderenza del pezzo. Va bene, abbiamo visto come si costruisce più o meno velocemente, ora parliamo dei materiali che si possono stampare. Di sicuro il più importante per una refrap è il PLA. Il PLA è un polimero biodegradabile che si produce dall'acido lattico, che si può fermentare da campi come per esempio il mais, quindi è biodegradabile, questa è una cosa che ci rende felici. Le sue caratteristiche sono che è più forte e più resistente dell'ABS e scioglie circa tra i 180 e i 220 gradi, che non è tanto, quindi ci piace anche per quello, ha più viscosità per esempio dell'ABS, quindi può essere che l'estrusore si blocchi più spesso di quanto per esempio capita con l'ABS. Come si stampa il PLA? È bello da stampare perché è stabile dimensionalmente, quindi non si stampa, non si stringe molto, e non è necessario un meter pad, anche se aiuta come detto prima, e soprattutto costa pochissimo, quindi per esempio 30 euro per un chilo. Un chilo ci si stampa veramente tanta roba. E in generale è facile da stampare perché appunto le temperature di stampa sono veramente basse, 200 gradi non è molto, certo se lo toccate vi fa male, ma non è molto, e non serve molta pressione nell'estrusore. Istruzioni dettagliate, in generale attacca abbastanza bene al piatto, si può stampare direttamente sul vetro, se avete un vetro. Meglio se avete del cotton tape, come in questo caso. Se proprio volete farlo attaccare di più, metteteci pure della plastica. L'ABS è un materiale molto importante anche lui, è davvero comunissimo, lo trovate nei Lego, nei tubi, qualsiasi cosa. È leggero, è facile da produrre, perché può essere sia stampato estruso, sia sciolto negli stampi. Le sue caratteristiche principali sono che ha delle proprietà meccaniche migliori del PLA, insomma delle altre termoplastiche, quindi resiste di più, per esempio ci fanno le pistole stampate 3D, sono fatte di ABS, è meno fragile del PLA e regge le temperature più alte in maniera migliore. Per esempio l'estrusore della nostra stampante è stampato in ABS, quindi se noi stampiamo del PLA questo comunque non si scioglie perché fonde a temperatura maggiore del PLA, quindi l'estrusore regge la temperatura. Stamparlo è più difficile, quello del PLA. È bello perché è facile da comprare, perché davvero è comunissimo e ci vuole meno pressione sull'estrusore del PLA e soprattutto sugli oggetti piccoli, quindi sui dettagli, performa meglio, quindi è più definito. Ovviamente ha dei downside questa cosa,
si stampa da, a temperature più alte, circa 230 gradi, e importantissimo, crea dei fumi tossici, quindi non respiratelo assolutamente quando state stampando e aprite tutte le finestre quando lo stampate. Un altro problema enorme è che si imbarca tantissimo. Guardate questo pezzo, davvero. Qua l'angolo è sollevato e qua si è rotto. Questo perché il pezzo non era in una camera calda, non è rimasto a una temperatura costante, si è raffreddato subito e quindi l'ABS si è imbarcato. Quindi se lo stampate dovete avere un piatto per forza, un piatto riscaldato, meglio se ci mettete sopra dell'ABS Juice, che è composto da ABS e sciolto in acetone, circa il 40% di ABS e il resto di acetone, poi ovviamente la concentrazione è un'opera giusta a seconda di quello che vi serve. Lo spalmate sul piatto prima di stampare, stampate, ovviamente cercate di mantenere la temperatura sul pezzo e non staccatelo prima che si sia raffreddato, perché rischiate di rompere tutto. Stampante, pezzo, ci voleva. Ok, il nylon. Il nylon è un poliammide, che è un polimero che contiene monomeri di ammidi uniti da legami peptidici. E nylon. Va bene. È resistentissimo. È come l'ABS, va stampato in un'area ben ventilata. Ha anche lui dei vantaggi e dei svantaggi, ovviamente. I vantaggi sono che è facile da recuperare perché costa poco, comune. Le parti che vengono stampate sono davvero flessibili, quindi si possono stampare delle cose elastiche. Ed è un materiale più resistente di PLA e ABS. È più filamentoso però, quindi il pezzo va pulito meglio. Si imbarca ancora più dell'ABS. Serve più pulizia quando lo stampate, quindi prima di stamparlo bisogna pulire bene il piatto, pulire bene ogni parte della stampante, e bisogna asciugarlo prima di stamparlo perché assorbe moltissima umidità, quindi lo si mette in forno per un tot di tempo, poi tutte le istruzioni si trovano su repra.org, e meglio se avete una camera calda in cui avete la stampante, perché così il pezzo non si abbassa di temperatura. Altri materiali. Se proprio volete sperimentare, c'è una lista su repra.org con tutti i materiali che la gente ha provato a stampare. Se non vi accontentate, provate a stampare materiali nuovi, c'è della gente che stampa il filo del tosaerba, è tossicissimo, non fate. Un materiale che è importante citare è il materiale di supporto. Per esempio, se avete due estrusori, in uno ci mettete l'ABS normale, nell'altro ci mettete il materiale di supporto, poi stampate il pezzo, quello bianco è il materiale di supporto. Una volta finita la stampa, mettete tutto dentro un bicchiere d'acqua e il materiale bianco si scioglie. Così vi rimane il pezzo, vi rimane il pezzo pulito e con il supporto, quindi per esempio non ci sono problemi di cose che cadono, cose che si spostano, ma è tutto supportato. Domande? Avete sentito la domanda? Dove si trovano i pezzi della stampante 3D che possono essere stampati da altre stampanti 3D? Ok, se non avete una stampante 3D a disposizione, li comprate dall'internet, quindi su eBay, su... comunque si trovano. Come hanno fatto i primi a stampare i pezzi? Sì, questa è una bella domanda. Si sono costruiti la stampante con pezzi metallici, comunque convenzionali, e poi hanno cominciato a stamparsi i pezzi e pian piano hanno rimpiazzato tutto. Quindi hanno fatto una restra, sono partiti da niente e poi sono costruiti la restra. Altro? Dimmi? Dimmi, i pezzi si girano per i filamenti. Sì. Io guardando quegli stili, confrontando i prezzi delle stampanti dei filamenti, ho un po' il sospetto che si ricarichi molto sui filamenti nella loro produzione piuttosto che su una stampante stessa. Mi sembra. Dici, ti fanno pagare poco la stampante e ti fanno pagare tantissimi filamenti. È possibile questa cosa? Non lo so, dipende quanto c'è un cartello su questa cosa.
Cioè se i produttori di filamenti si mettono d'accordo per tirare sul prezzo, allora tu lo paghi un tot. Se c'è qualcuno che lo vende al suo prezzo originale, no, devi cercare bene. Sì, avete la sensazione che ci sia una specie di carico esagerato, perché effettivamente sono prezzi che sono pensati. Allora, di sicuro il materiale lo paghi molto di più se lo prendi al dettaglio, chiaramente. Quindi, non so, se vai in un negozio lo paghi 35-40 al chilo. Mentre invece se lo prendi all'ingrosso credo che riesca a scendere di parecchio. Per l'ABS non lo so, un rotto un chilo viene 30 euro, però magari prendendolo all'ingrosso riesce a scendere fino a 10 al chilo. Quindi, però ne devi prendere tanto chiaramente. Ovviamente non conviene farlo se devi stare a casa. E quindi sì, lucra molto questo. Dimmi. Quanto è? Quello è un chilo. Sì, sì. E ne abbiamo consumato poco, quindi c'è ancora tutto. Considera che, per esempio, per stampare tutti i pezzi che servono per un'altra stampante, tutto quell'insieme di pezzi che hai visto prima, servono 330 grammi di roba. Sì, bravo. Quindi 10 euro, però sull'internet li fanno pagare 50. La gente dovrà mangiare. Altre domande? Dimmi. Sì. Esatto, il fatto è che se tu stampi un pezzo che è più alto in cima che alla base, la stampante va a livelli e a un certo punto la base non sarà sufficiente per costruire il livello successivo che è più largo, no? Quindi tu ti ritrovi a stampare in aria a un certo punto, mi segui? E quindi il materiale di supporto tu lo metti così che regga il pezzo, la parte superiore del pezzo che altrimenti verrebbe stampato in aria, quindi no, casino. Mi segui? Dimmi. Una domanda per quanto riguarda l'elettronica. Sì. Hai parlato prima di una scelta aggiuntiva nel caso si sceglie di integrare un Arduino per... Diciamo che l'elettronica più comune è quella con Arduino, perché davvero scrivere su Arduino è facile. E se io scelgo di usare una RAM solo 1.4, ce l'ho già integrata la shield o anche quelli da mettere a parte? 2.4? No, 1.4, la scheda che avete presentato prima. No, la RAM 1.4 è l'Arduino Mega più la shield. Ah. Quindi è tutto pronto. La shield serve per far passare tutta la corrente che serve ai motori, perché ai motori serve un certo numero di ampere e che non possono passare tutti dall'Arduino. Quindi tu hai bisogno di mettere questa shield in modo che tu la possa controllare dall'Arduino, però ti arrivi corrente fuori. Grazie. Niente. Altro? Possiamo andare avanti? Va bene, allora facciamo una pausa a caffè. Ci rivediamo tra un quarto d'ora, 10 minuti, insomma, se vogliamo andare in là.